Buongiorno e benvenuti alle Wine Stories. Oggi ho preso come argomento la temperatura di servizio, temperatura di degustazione dei vini, perché mi sono reso conto che è un problema, è un tema sul quale c'è parecchio da dire. Recentemente ho diretto delle masterclass e in tre masterclass diverse con persone, un pubblico diverso, ogni volta mi è stato chiesto come mai il vino rosso veniva servito freddo, così freddo. Allora, secondo me il vino rosso va servito intorno ai 14-15 gradi. Perché questo? Perché in ogni modo in una stanza normalmente riscaldata a 21-22 è chiaro che una volta che il vino è servito nel bicchiere praticamente prende un grado di temperatura ogni 2-3 minuti, il che fa sì che al momento in cui il vino viene bevuto o degustato, assaggiato, nel bicchiere sarà intorno ai 16-17, eventualmente anche 18 gradi, che è la temperatura, direi, ideale, non troppo freddo per non avere dei tannini duri, non troppo caldo affinché l'alcol non venga in modo prorompente a livello del naso. Devo dire che stranamente, in tanti vini italiani, ma anche su alcune bottiglie francesi, sulle francesi forse meno, perché spesso le bottiglie francesi non hanno la retroetichetta, mentre invece i vini italiani hanno quasi sempre la retroetichetta e quasi sempre, o perlomeno in una gran maggioranza di casi, leggo sull'etichetta, sulla controetichetta, servire tra 18 e 20 gradi. 18 e 20 gradi, ma quando mai? Secondo me il vino rosso al massimo deve arrivare a 18, ma un vino rosso a 20 gradi è chiaro che l'alcol sovrasta tutto e non è assolutamente piacevole berlo a quella temperatura. Allora, c'è anche da dire che lo stesso discorso, un po' alla rovescia, va fatto per i vini bianchi. I vini bianchi molto spesso, soprattutto devo dire nei ristoranti, viene servito a delle temperature gelide, viene servito intorno ai 9-10 gradi, assolutamente troppo freddo. È chiaro che a 9-10 gradi il vino riceve una mazzata in testa e non dà più nessun aroma, non dà più nessun piacere. Allora è chiaro che se il vino bianco non è un buon vino bianco, allora sì, servitelo a quella temperatura lì, perché effettivamente non si sente niente, quindi non si sentiranno i difetti. Ma se abbiamo un grande vino bianco, a mio parere il grande vino bianco va servito intorno ai 12-13 gradi. E anche lì, perché poi dopo si scalda un po' una volta che è nel bicchiere. Quindi, come vedete, la forchetta tra vino bianco e vino rosso è in realtà solo di 2-3 gradi, non di più. Se poi avete un vino spumante, allora effettivamente potete scendere un po' di più, quindi intorno ai 10-11 gradi. Se avete un vino botritizzato, direi che la temperatura ideale si troverà tra quella di un vino bianco e quella di un vino rosso, quindi un po' più elevato di un vino bianco secco, un po' più basso rispetto a un vino rosso. Questo è quanto per oggi, vi ringrazio dell'ascolto, come sempre adesso faccio vedere un vino ogni domenica, diciamo di qualcosa che ho scoperto. Qui è un vino francese di Bandol,
che conoscevo, azienda che conoscevo bene per il suo rosato, il suo rosso, non la conoscevo, non avevo mai assaggiato questo vino bianco, che è fatto in anfore. La Bégude è fatto con della Clairette, dell'Uni Blanc e della Rolle. L'ho assaggiato prima, ho trovato molto interessante. E con questo vino vi faccio un brindisi. E vi dico a presto, arrivederci e large soif!